In Spotify, Spreaker e YouTube, Radio Timari, più musica, più musica. Radio Timari. Somos tu compañía perfecta. Desde que comienza tu día, desde que comienza tu día, te brindamos buena energía. Un café. Un café y sube la radio a todo volumen. Buen día, Eolie. Buen día, Eolie. Tu programa de preferencia. Bienvenidos. Bienvenidos. Capanarea, Radio Zimari con Sassà Santomauro. Prendi il tuo tempo, ascolta Radio Zimari Web. È a Panarea, una delle sette isole Eolie. E beh, io aggiungo anche direttamente dalla Baia di Zimari. Buongiorno Eolia, buongiorno mondo. Oggi lunedì 9 ottobre, stavo dicendo dicembre. Le temperature leggermente si sono abbassate, però fa ancora caldo. Vedo ancora un po' di gente che arriva nella Baia di Zimari. Salutiamo Peppuccio e salutiamo tutti gli amici italiani. Buongiorno agli amici del Veneto. Allora amici, lasciamo subito la sigla e andiamo al disco pilota. Da Panarea, Radio Zimari, con Sassà Santomauro. E beh, cosa c'è da dire? Salutiamo intanto gli amici dell'Arcipelago. Che ieri abbiamo avuto davvero parecchio ascolto per quanto riguarda gli amici dell'Arcipelago, anche perché è la radio delle Isole Eolie. Se non ascoltate voi, amici dell'Arcipelago, abbiamo molto più ascolto in Sud America. Intanto salutiamo una nostra radio web ascoltatrice, Carla Fabri. Buongiorno anche a lei. E allora amici, andiamo subito al disco pilota. Arriva Mr. Zucchero. En Radio Timari escucharás las canciones más populares del otoño. Más populares del otoño. Las canciones más populares del otoño. Otoño 2023 en tu radio. Radio Timari Web. Radio Zimari Web, disco pilota sul mama, Mister Zucchero Fornaciari a Radio Zimari Web. Donde? Avanti al giorno, sarebbe facile lisciarti il pelo, ma non si fa, che abbiamo un muro in fondo all'anima, un perbenismo da carità. Lei mama, anche se il mondo non mama, bella d'estate
fa lei mamma, anche se il mondo non mama, bella d'estate lei mamma, anche se qui tutto frana, lei mi consola solo mamma. Sasà Santomauro, corpo, mente e anima di Radio Zimmari Web. Vicini e lontani, le mani, giganti e nani. Oh, sì. Davanti al cielo non è possibile, sì. Ti ho chiesto acqua, mi hai dato gasolina, sì. Ma sono vivo in mezzo a questo fango. E piango e rido, la vita va. Oh, quanto amore sprecato, buttato nel mare. Radio Zimmari. Ascolta le nostre dirette e scopri le novità della musica. Ho visto l'Amazzonia. E scopri le novità della musica. Informazioni in tempo reale. Informazioni in tempo reale. Radio Zimmari, tutto ciò che una radio può dare. Lasciamo così, amici, sul mama di Mr. Zucchero Fornaciari e cominciamo a dare qualche titolo di notizie. Dopo l'appello di Fedez per donare il sangue, un centinaia contattano l'Avis. Non me l'aspettavo. Sergio Casartelli, direttore generale di Avis Milano, in poche ore almeno un centinaio di persone hanno contattato la nostra associazione. Poi cambiamo completamente, Luis Enrico si scaglia contro i giornalisti dopo la partita del PSG, siete voi a non capire nulla. Appunto, dopo la vittoria del PSG sul Rennes, Luis Enrico esplode per la domanda di un giornalista. Vedete solo le cose negative, siete curiosi in tutte le interviste. E poi ancora, rissa al termine di Arsenal-Manchester City, Walker e Haaland a muso duro, tensione altissima. Come dicevamo, sono stati coinvolti in una rissa con lo staff dell'Arsenal dopo la sconfitta per 1-0 contro i Gunners nel big match di Premier League. E poi ancora si torna in Italia. Dybala esce lacrime. È uscito per infortunio nel primo tempo di Cagliari-Roma a causa di un problema al ginocchio causato dal contrasto con un avversario. Mourinho nel posto. Paul non è ottimista e non lo sono nemmeno io. Dybala esce in lacrime, Mourinho preoccupato non vuole guardare. Queste sono le notizie, amici, che andremo a dare nel corso della live. Ma adesso si ritorna a fare musica. Dal nuovo album Sensazione Stupenda, il brano estratto per voi è Trieste. E la musica è il miglior accompagnamento dell'autunno. E il miglior accompagnamento dell'autunno. Su Radio Zimmari vi presentiamo le canzoni più cool del momento. Radio Zimmari Web. Tommaso Paradiso a Radio Zimmari Web, la radio delle Isole Eolie, con Trieste Radio, Eolian Radio. Foglie sdraiate che aspettano il vento, rimesse di barche asciugate a metà, transenne che bloccano il centro per qualche ragione. Io ti aspetto fumando sui gradini di un bar. Ferie d'agosto, penso sempre a quel film, a storie che nascono presto e finiscono lì. Guardo l'orologio
musica alla radio è la febbre di un sogno condiviso, un'allucinazione collettiva, un segreto tra milioni e un sussurro all'orecchio di tutto il mondo. Radio Zimmari, la tua radio. Qualcosa da bere, vuoi dei giornali, delle novità, aspetto qualcuno. Da Panarea, Radio Zimmari, con Sasà Santomauro. Che non finirà mai. Tuffati su Radio Zimmari Web, un tuffo sull'isola più bella, la musica più bella. Invierno es la estación que ha llegado. Otoño 23. Radio Zimmari Web. Fantastico, fantastico questo brano. Insieme devo dire che tutto l'album non è male, togliendo qualche brano. Poi uno va a gusti, ecco, a me piace davvero tutto. Tutto. Poi questo Trieste ancora ti dà un'atmosfera un po' particolare, diciamo così. E allora cambiamo, andiamo oltreoceano, amici. Arriva, ritorna con in Greece, in the world, a Radio Zimmari Web con Euroboros. Radio Zimmari, l'atmosfera giusta per te. Buongiorno Eolia, in compagnia di Sasà Santomauro. Da Panarea, Radio Zimmari con Sasà Santomauro. Da Panarea. Da Panarea, Radio Zimmari con Sasà Santomauro. We'll be right back.
Madrid. Tutto quello che cerchi, musica, informazione, intrattenimento, lo trovi in una sola radio. Radio Zimmari Web, la tua radio. L'appello di Fedez a donare il sangue non è caduto nel vuoto. Sergio Casartelli, direttore generale di Avis Milano, ha fatto sapere che nel giro di poche ore almeno un centinaio di persone hanno richiesto informazioni su come fare questo gesto che può salvare delle vite. Fedez è stato ricoverato poco più di una settimana al Fate Bene Fratelli di Milano per via di due ulcere che gli hanno causato delle emorragie che, come lui ha raccontato, lo hanno portato a perdere metà del sangue che aveva in corpo. L'artista ha spiegato che i donatori di sangue gli hanno salvato la vita e che si sarebbe impegnato ad accendere i riflettori sull'importanza di fare questo gesto. E così ha mantenuto la promessa parlandone sui social una volta tornato a casa. Il suo appello ha ottenuto l'affetto desiderato. Il Giorno riporta le dichiarazioni di Sergio Casartelli, direttore generale dell'Avis Milano. In poche ore almeno un centinaio di persone hanno contattato la nostra associazione tramite i nostri canali per avere informazioni su come diventare aspiranti donatori di sangue. Sapremo nel tempo se da questo bacino di contatti, nati anche sull'onda dell'emozione, arriveranno donazioni periodiche di cui abbiamo estremo bisogno. E poi Fedez, in una storia pubblicata su Instagram, è apparso felice del riscontro ottenuto dalle sue dichiarazioni. Un effetto a catena che non mi aspettavo, sia sul piano delle donazioni di sangue sia sul tema della salute mentale, che è un tema che va approfondito in maniera molto molto seria. Sono molto contento di questo e vi ringrazio. Casartelli intanto ha fatto sapere, non ha ancora sentito Fedez al telefono e non è il caso che lo disturbi in questo momento. Discuteremo in seguito di quello che possiamo fare insieme. Mi affido alla sua formidabile vena creativa.
Cambiamo completamente argomento. La vittoria del PSG non basta per riportare il sorriso sul volto di Luis Enrique. La sua avventura a Parigi non è cominciata proprio col piede giusto, tra il caso Mbappé e i risultati sul campo, che continua a non essere costante. Ieri sera è arrivato il 3-1 contro il Rennes, che ha portato i parigini al terzo posto e a meno 2 dalla vetta. E nonostante ciò, l'umore non era dei migliori. E nel post partita in diretta su Free League One, l'allenatore spagnolo è stato protagonista di un duro sfogo contro un giornalista. Dopo aver analizzato la partita, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, parlando in spagnolo. Vedete solo le cose negative, siete corrosivi. In tutte le interviste, è la persona più negativa nella storia del calcio mondiale. Una volta abbiamo vinto 4-1 e mi ha detto che meritavamo di perdere. Luis Enrique ha difeso a spada tratta i suoi giocatori, oggetto di diverse accuse da parte dei commentatori. Secondo me il Rennes è stato migliore di noi nei primi 25 minuti e dovevamo migliorare, o la partita sarebbe diventata complicata. E perché? Perché noi non siamo macchine. Questi signori, si è rivolto a Ludovic Juli e Rio Mavuba, presente sul set, erano giocatori. E poi, prima di lasciare il set visibilmente seccato, l'allenatore ha aggiunto un'ultima frase verso il giornalista che gli ha chiesto di spiegare quali dettagli dovrebbero essere limati all'interno del PSG per far comprendere meglio il suo stile di gioco al pubblico più giovane. I giovani capiscono tutto, credo che siate voi a non capire nulla. Questo è quello che penso delle domande che mi fai. E si va in Inghilterra, finale incandescente all'Emirates Stadium di Londra dopo il big match di giornata della Premier League tra Arsenal e Manchester City. A vincere sono stati i Gunners di Mikel Arteta per 1-0, grazie al gol di Gabriel Martinelli nella parte finale, ma dopo il triplice fischio l'atmosfera è diventata elettrica e proprio quando i calciatori stavano lasciando il campo la miccia ha preso fuoco. Kay Walker ed Harry Haaland si sono scagliati contro un membro dello staff tecnico dell'Arsenal, per la precisione l'uomo che si occupa dei calci piazzati, Nicolas Jovier, e sono dovuti intervenire diverse persone per evitare che la situazione degenerasse. Dopo qualche secondo di tensione e di calca, tutto è tornato più o meno normale, ma l'elettricità nell'aria a Londra era altissima. L'esperto di palle inattive dei Gunners, arrivato al club del Manchester City nel luglio del 2021, avrebbe detto qualcosa in direzione della panchina dei campioni di Inghilterra. E questa cosa ha fatto infuriare Walker, che si è precipitato ad affrontarlo, supportato da Alan. Un'altra versione invece riportata che Jover voleva stringere la mano a Walker, che si è rifiutato. A quel punto il tecnico avrebbe detto qualcosa e la situazione è esplosa. Pep Guardiola ha parlato in questi termini sull'accaduto nell'intervista del post partita. So cosa è successo, ma non voglio dire nulla. Alla domanda se fosse soddisfatto al comportamento tenuto dallo staff dell'Arsenal, l'allenatore del Manchester City ha risposto: sì, assolutamente. Mikel Arteta invece ha affermato di non aver visto cosa sia successo. La vittoria ha portato l'Arsenal a pari punti con il Tottenham, testa alla classifica del campionato, mentre dopo questa sconfitta il Manchester City è a 2 punti della vetta.
nessuno avrebbe pronosticato gli Spurs a fare da guastafeste in vetta. E questo punto del torneo tra quelle che vengono considerate le pretendenti al titolo. E noi amici ci fermiamo, daremo l'ultima notizia riguardante Paul Dybala, l'infortunio al ginocchio, e daremo verso la fine, ma nel frattempo torniamo a fare musica. Panarea. Panarea è un posto fatato, un luogo meraviglioso, un taxi sulla luna, un luogo meraviglioso nella quale la natura si miscela con il divino. Radio Zimari, Radio Zimari, la radio delle isole Eolie. E allora amici, torniamo a fare musica insieme ad Elodie. Ritornano i The Color con un vecchio brano, Pensare Male, a Radio Zimari Web. A volte fisso lo specchio e penso che ho fatto quasi 30 anni e non è un granché. Ho i tuoi vestiti qui da me e ricomincia la guerra delle spunte blu. Se è fatto tardi mi sa che non esco più, tanto rispondere alle tre. Non c'è più serata in giro e chiami tu, non c'è più nessuno che ti fa pensare male di me, ma in fondo non sai se crederci veramente. Pensare male di me, anche quando non vuoi, poi fai finta di niente. Lascia un vestito da me, così domani potrai avere ancora una scusa per ritornare da me, ma in fondo non vuoi andare via veramente. Calpesterò le tue rose pensando a te, resterò fuori stanotte, non so perché, negli occhi degli altri vedo te. Mi bevo il cuore in un angolo della città, un ubriaco mi grida sei splendida, vorrei che fosse la verità. Ma invece mi sento così fragile, per me è sempre così facile perdere la testa. Ti dico di andar via, ma vorrei dire resta. Non c'è più serata in giro e chiami tu, non c'è più nessuno che ti fa pensare male di me, ma in fondo non sai se crederci veramente. Pensare male di me, anche quando non vuoi, poi fa finta di niente. Lascia un vestito da me, così domani potrai avere ancora una scusa per ritornare da me. Lui è Sasà Santomauro, corpo, mente e anima di Radio Zimari Web. Pensare male, pensare male, pensare male di me. Pensare male, pensare male, pensare male di me. Pensavo che è sempre più facile allontanarsi, è sempre più facile dimenticarsi, e invece siamo qui coi rimorsi, ci diamo i morsi. Sulla tua pelle bianca voglio scivolare, nella notte sembra di volare. Sinceri non lo siamo stati mai, sorridi e te ne vai. Pensare male di me, ma in fondo non sai se crederci veramente. Pensare male di me, anche quando non vuoi, poi fai finta di niente. Lascia un vestito da me, così domani potrai avere ancora una scusa per ritornare da me, ma in fondo non vuoi andare via veramente. Pensare male di Color insieme ad Elodie, vecchio brano di qualche anno fa, ancora attuale, ancora ogni talvolta che uno lo ascolta e comincia a ballare, comincia a cantare. Devo dire che è stato uno dei brani più importanti, ecco, di questo gruppo. E allora amici, ritorniamo ai giorni nostri. Dove volano le aquile? Voi non lo sapete. Insieme ai Coco e Gueno c'è Luce con Topless. Frate Magino. Yeah. Con le
chiami che prendi il sole in topless. Questo viaggio ti ha fatto capire tante cose, che puoi vincere qualcosa se perdi in amore. Ora che per ogni foto c'è una topless, direttamente dalla baia di Zimmari in Panorea, Radio Zimmari Wild. Ti voglio, mi dispiace ma non voglio. Topless, mi dispiace, sarà tutto diverso. Mi dispiace, non ti voglio. Mi dispiace, non ti voglio. Mi dispiace, ma non voglio. Non c'è tempo per giurarmi che sarà tutto diverso. Mi conosco Ibiza, tanto c'è la visa. Bagagli da stiva, l'uscita c'è una pista. Blocchi ogni energia negativa, col mare in una conchiglia. Lontani mille mia, messaggi in una bottiglia. Sempre visto la vita in due, come fossi Brilla. Lui dice che ti ha reso donna, ma eri tu anche prima. Gli hai dato tutto ciò che avevi come in una rapina. Ma amore è pura passione, a volte non fanno rima, yeah. Chiudi gli occhi, tuffati da uno yacht anche se non tocchi. In giro senza trucco, coi capelli sciolti. Provi a raccontare di ieri ma non ricordi. Con le amiche prendi il sole in topless. Questo viaggio ti ha fatto capire tante cose, che puoi vincere qualcosa se perdi in amore. Ora che per ogni foto c'è una sua reazione, urla nelle storie. Non ti voglio, mi dispiace, non ti voglio. Mi dispiace ma non voglio. Non c'è tempo per giurarmi che sarà tutto diverso. Mi dispiace, non ti voglio. Mi dispiace, non ti voglio. Mi dispiace, ma non voglio. Non c'è tempo per giurarmi che sarà tutto diverso. Dammi mille baci, 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 senza dire che mi piaci, piaci, piaci. Non sono uno dei tanti, tanti, tanti. Radio Zimmari. Radio Zimmari. Con lo mejor de esta temporada. Tus hits. Tus hits. Radio Zimmari, tu música favorita. Porque gracias a ti seguimos bien activos. Radio Zimmari, temporada 2023. Temporada 2023. Fumo questa giungla. Con el despertador de Radio Zimmari. De Radio Zimmari. Y empieza tu día a lo grande. Desde la encantada bahía de Zimmari. È come l'ultima volta. Desde la encantada bahía de Zimmari. Con la resaca che annuncia buen día. Eolie, Eolie. Ma c'è sempre un motivo per tornare. Eh beh, siamo quasi arrivati. Ah no, mi dicono dalla regia, dobbiamo dare la notizia. Diamo la notizia veloce, la diamo veloce per quanto riguarda Pogba. Roma in grande apprensione per le condizioni di Paul Pogba e di Paolo Dybala, scusate. L'infortunio dell'argentino è stata la nota stonata del pomeriggio della squadra di José Mourinho sul campo del Cagliari. In un primo tempo di buon livello per i giallorossi, il numero 21 è stato costretto ad uscire dal campo in lacrime per un problema al ginocchio sinistro, figlio di uno scontro duro con un avversario. La reazione dell'allenatore portoghese ha alimentato ulteriormente le preoccupazioni dei tifosi giallorossi. Le sue parole hanno confermato il tutto. Paul non è ottimista e non lo sono neanch'io. Cos'è successo a Dybala? Nel finale del primo tempo l'argentino stava lottando per un pallone con Prato. Un contrasto decisivo però si è rivelato fatale per l'ex Juventus. Ginocchio contro ginocchio, con Paul che ha avuto la peggio. In realtà il giallorosso si è rialzato subito, seppur con una smorfia di dolore, ma poco dopo ha causato nuovamente dolore. A quel punto Dybala si è sdraiato sul terreno di gioco, toccandosi proprio il ginocchio sinistro. Grande preoccupazione in panchina, comunque si è portato le mani sulla testa e si è subito girato verso la sua panchina, senza voler guardare. E beh, queste erano, amici, le notizie di Paolo Dybala. Poi cercheremo di dare un piccolo aggiornamento durante il corso della giornata con Music della Tarde, con Nadia, addirittura dentro al notiziario. Ma nel frattempo, amici, si ritorna a fare musica. Basta poco per essere felice. Un bel tramonto. Un bel tramonto. Ho visto lei. Un bel mare e Radio Zimmari ascoltare. Ascoltare. Hey garçon, ho un'idea.
Tutto l'amore che conta, l'album di cui abbiamo estratto questo fantastico singolo. A me mi piace il blues, non è Pino Daniele, ma è il compianto Mago. A Radio Zimari Wai. Che sono state zitte, mo momento mi asciuga. Sono volgare, so che nella vita suonerò. Chi te ne complesse non ne avrò. Prendi il tuo tempo, ascolta Radio Zimmari Web. È a Panarea, una delle sette isole Eolie. Ma chi è meglio di me? Vengo da Zimma e faccio tutto quello che mi fa. Che il suo blues e non voglio cagnare. Ma poi ci resto male, e la pazienza è supportare la gente che cammina, mezza via per sbraità. E vengo presa a te, perché sono nata a casa e che sono nere. Ma non te posso lasciare. Da Panarea, Radio Zimmari, con Sassà Santomauro. Da Panarea. Da Panarea. Da Panarea. Da Panarea. A me mi piace chi dà un bacio senza si fermare. E tu sta posare perché sa perché da fa. Ma io dovrò c'è più, ma non ti fa brugliare. Dalle bacio senza si fermare. Il blues e tutto io a già cantare, che mi brucio fronte una maniera già sfugare. Sono mancare so che nella vita suonerò blues a strigne niente sono mo. E sono mo, sono mo, sono mo. La pazienza supporta la gente che cammina, mezza via per straità. E venga presa a te, perché sono nato a casa e che sono nere, nere. Ma non te posso lasciare. Tutto l'amore che conta, a me mi piace il blues. Mango, a Radio Zimmari Wai. Oh no. E sono mo, oh no. Sono mo, sono mo, sono mo. Radio Zimmari, a tenervi compagnia nei vostri momenti di allegria o malinconia. Con Sassà Santomauro. Dalle magiche frequenze di Radio Zimari. E con voi Sassà. Sassà. Grande Mango, grande, grande, grande. Il compianto Mango, chissà. Sarebbe stato contento. E sarebbe stato in questi. Questo 20, 23, 20, 21. Sarebbe anche lui. Non sarebbe stato di me. Si cambia completamente, amici. Ritorna un vecchio artista. Riesco mai a rigare dritto, a restare zitto. Un artista che negli anni 90 davvero ha spopolato questo fantastico brano che ci andiamo ad ascoltare, però questa volta in collaborazione con Dante. Lui è Paolo Vallesi, sempre. Tiro anche se so che sbaglio. Sempre io ti voglio, sempre,
E non me ne frega niente, faccio lo stesso errore da sempre. Non ci riesco. Ucciderei la luna per sapere dove sei. È un cane la sfortuna dietro a tutti i giorni miei. Io da solo, io no, non ho spazio per nessuno. Sono un'auto da Formula 1, sempre sullo stesso muro e boom. Mi ricordo che avevo comprato la cassetta di questo artista formidabile a quei tempi, ma anche adesso con i nuovi dischi, con la riproposta, gli arrangiamenti dei vecchi brani che sono belli. Poi grande collaborazione con la nuova generazione di artisti che è nata, che uno di questi appunto è Danti. Sempre Paolo Vallesi, dall'album Noi, brano sempre Radio Zimmari Wild, sempre con voi. Tasca nella notte che non va, un vento di burrasca sta spazzando la città. Resta con noi. Resta con Radio Zimari Web. Resta con Radio Zimari Web. E la musica è il miglior accompagnamento dell'autunno. È il miglior accompagnamento dell'autunno. Su Radio Zimari vi presentiamo le canzoni più cool del momento. Radio Zimari Web. Ma sa che ci becchiamo later. En Radio Zimari escucharás las canciones más populares del otoño. Más populares del otoño. Las canciones más populares del otoño. Otoño 2023 en tu radio. Radio Zimari Web. Beh, siamo alla fine. Che bella. Domani, questa sera sarà la sigla. Questa è la sigla di chiusura di Buongiorneone, nonché la sigla di apertura del Sunset Euliano del questo lunedì 9 ottobre. Grazie ancora ai nostri amici dell'arcipelago, grazie agli amici del Piemonte, sempre la Liguria con noi, la Lombardia, insieme alla Toscana, all'Emilia Romagna, il Lazio e la Campania. Rimanete con noi amici, che la programmazione di Radio Zimari continua con un po' di music non stop, sempre sull'onda di Radio Zimari Web. Arriva music della tarde con Nadia Solange e il notiziario delle Isole Eolie, e poi in serata ritorno io con il Sunset Euliano. Amici, ancora una buona continuazione di giornata, godendoci gli ultimi raggi di sole di questa, sembra, estate che sta per arrivare. Non sembra per niente che sia autunno, ma piano piano, già da stamattina si vedeva che un po' l'aria è cambiata, nel senso di freddo. Poi una volta che il sole con i suoi raggi comincia a riscaldare Panarea, nonché l'arcipelago, si sta bene. Grazie ancora amici, a più tardi, ciao.
in Spotify, Spreaker e YouTube. Radio Zimmari, più musica, più musica. Radio Zimmari. A Panarea, nella baia di Zimmari. Nella baia di Zimmari. C'è Radio Zimmari, la radio delle isole Eolie. La radio delle isole Eolie.